E come pronunciato andiamo da Tiziano Pesce. Buonasera. Buonasera Sandro, buonasera Duccio, grazie. Buonasera. Allora, Tiziano Pesce, vicepresidente dell'UISP, oggi avrebbe dovuto corrersi Bibicittà, no? E il via viene tradizionalmente dato da Radio 1 e in qualche modo però si è corsa, c'è stata una Bibicittà. Proprio così Sandro, e grazie ancora una volta a voi, alla RAI, per averci accompagnato in questa, diciamo, edizione speciale e molto particolare. Come hai detto giustamente, oggi avremmo dovuto correre e camminare la 37ª edizione di Bibicittà, correre e camminare perché, come ben sai, Bibicittà, accanto alla parte competitiva, agonistica, anche da sempre una manifestazione, nella manifestazione potremmo dire riservata, aperta a tutte le famiglie, quindi una passeggiata non competitiva di soli 4 km accessibile a tutti. Bibicittà, come sapete, è la manifestazione, potremmo definirla la manifestazione podistica simbolo dell'UISP, che ogni anno coinvolge in primavera decine e decine di città in Italia e nel mondo, mediamente sono oltre 50.000 i partecipanti, proprio tra atleti, agonisti e famiglie, partecipanti di ogni età, e come hai ricordato si sarebbe dovuta correre e camminare oggi. L'abbiamo voluta però in questo periodo di emergenza da coronavirus, l'abbiamo voluta svolgere lo stesso, ci siamo inventati con il nostro settore comunicazione stampa, coordinato da Ivano Maiorella, una, diciamo, potremmo dire Bibicittà virtuale, ecco, con una, dobbiamo dire, partecipatissima diretta live che è andata in onda questa mattina per oltre 3 ore sulla pagina Facebook del Vista Nazionale, rilanciata anche dai social di Rai Sport, ancora un grande ringraziamento, con decine di collegamenti da tante case, da tante città diverse, da nord a sud, con tanti ovviamente graditissimi ospiti e compagni di viaggio, non solo dirigenti, tecnici, soci UISP, ma tanti giornalisti, tanti partner, e ovviamente non poteva mancare Radio Rai, e il via virtuale è stato dato da Filippo Corsini, caporedattore sport di Radio Rai, che quindi ancora una volta, puntualissimo alle 9:30, con noi ha dato lo start anche a questa Bibicittà virtuale, con, diciamo, un filo rosso che potremmo dire così, accompagnato Bibicittà fin dalla prima edizione, quel primo aprile 84, con la voce dell'indimenticato e indimenticabile Sandro Ciotti. Una Bibicittà, come dicevamo, virtuale, che abbiamo voluto però svolgere all'interno della nostra campagna nazionale La Palestra è Nostra Casa, quindi l'abbiamo ribattezzata Bibicittà e la Nostra Casa. Abbiamo avuto migliaia e migliaia di contatti, tantissime persone sono state con noi in questa Bibicittà, anche che ha unito corsa e gioco, e simbolicamente siamo voluti partire dal cortile di Chiara e Camilla, due giovani sportive wispine che con la mamma Viviana ci hanno ospitato nel loro cortile, nel cortile di casa loro, a Paratico, comune simbolo, in provincia di Brescia, al confine con Bergamo, per questa Bibicittà particolare che ha messo insieme quindi podismo, atletica leggera e soprattutto gioco, perché come sai tutte le manifestazioni WISP di quest'anno sono state dedicate e continuerà questa dedica al mitico Gianni Rodari. Eh sì, visto anche, come dire, l'anniversario, no? E al di là di tutto poi, diciamo, le fiabe al telefono sono tornate in qualche modo, no, d'attualità, adesso che i contatti devono essere mediati. Ora però in tutto questo c'è anche una grande attenzione a quello con lo sport di base, no? Lo sport sta dichiarando le proprie problematiche, le proprie difficoltà, come tanti altri settori ovviamente. Ecco, però c'è un'attenzione particolare da parte di alcuni, voi in particolare, voi tra gli altri, rispetto allo sport di base, no? Quello sport senza il quale non c'è null'altro, perché il nostro è un paese in cui lo sport si fa grazie alle società sportive, grazie agli enti di promozione sportiva, nelle scuole è difficile, insomma è un sistema in cui le società sportive di base, gli enti di promozione di base hanno un ruolo fondante. Proprio così Sandro, grazie di questa ulteriore opportunità per ricordare appunto come l'ISP, ma tanti soggetti della promozione sportiva in queste settimane siano proprio impegnati per far sentire la propria voce. Quando diciamo far sentire la propria voce, diciamo ovviamente la voce di decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive, con un movimento di centinaia di migliaia di dirigenti e tecnici. Noi non perdiamo mai occasione per rimarcare quanto lo sport sociale, lo sport di base, sia un comparto importante del nostro paese, sia di fatto la terza agenzia educativa del paese dopo la famiglia e la scuola. Parliamo di un autentico patrimonio delle nostre comunità, un vero capitale sociale fatto di uomini e donne di ogni età che lavora
ogni giorno nelle città, nelle periferie, nelle aree interne, sui temi della promozione dei diritti, sulla coesione sociale, sulla prevenzione e la promozione della salute. Un mondo che in queste settimane, ovviamente, come tutto il paese, è fermo, un mondo che avrà bisogno di investimenti importanti, noi crediamo, per creare un vero e proprio nuovo modello di sviluppo sostenibile. Noi siamo convinti che, passata l'emergenza, lo sport di base possa essere proprio, Sandro, uno, diciamo, dei motori trainanti della ripartenza delle nostre e delle nostre comunità. Ma guarda, un mondo... sono d'accordo con te, ma vorrei tra l'altro legarlo a un'idea, no? Perché si parla di sport e spesso ci si ferma allo sport di vertice, ai grandi campioni, al calcio in particolare, ma insomma, in realtà stiamo parlando di uno sport che è parte integrante del welfare, è uno sport che può essere prescritto in molti paesi d'Europa perché comunque contribuisce, no, a star meglio in salute e paradossalmente anche a ridurre le spese sanitarie. È uno sport che fa crescere i bimbi, che educa i bimbi, tu dicevi prima, no, che insomma oltre alla famiglia e alla scuola c'è lo sport, è un elemento fondante per far crescere le generazioni future. Ecco, in tutto questo probabilmente la percezione che si ha adesso potrebbe essere, come dire, determinante per quel che sarà domani, no? Una volta finita questa emergenza. Proprio così, Sandro, anche perché, come sai, siamo nel pieno di un periodo proprio di trasformazione, anche da un punto di vista legislativo e normativo. Noi abbiamo molte attese da quelli che saranno i decreti delegati che il ministro Vincenzo Spadafora, il ministro per lo sport, ha preannunciato comunque poter andare avanti e arrivare nel prossimo agosto con i decreti delegati che daranno vita, quindi attuazione alla legge, appunto, sul riordino del sistema sportivo. Siamo nel pieno anche della riforma legislativa del terzo settore e per lui, ovviamente, come diciamo da tempo, un'associazione di promozione sociale che sta nella promozione sportiva, lo sport è assolutamente terzo settore. Oltretutto domani il Forum Nazionale del Terzo Settore, ve lo anticipo, partirà con una campagna hashtag Non Fermateci, affinché proprio governo e Parlamento adottino misure di sostegno all'associazionismo di promozione sociale, al volontariato, alla cooperazione, un terzo settore che sta mostrando proprio in queste settimane tutto il suo valore. E noi pensiamo che occorra in questa fase, tra l'altro, proteggere i cittadini più fragili e chi di loro si occupa, come appunto le decine di migliaia, le centinaia di migliaia di associazioni di promozione sociale. E ricordiamo ancora una volta che sono rappresentate al loro interno da un terzo di associazioni sportive, evitando poi che la forbice delle disuguaglianze si allarghi. Sullo sport noi stiamo lavorando per pungolare sempre le istituzioni, continuare a pungolare le istituzioni, il governo, il Parlamento, i decisori, perché ovviamente lo sport di base ha bisogno di sostegni. Nel decreto Cura Italia sono arrivati dei primi segnali importanti, lo abbiamo sottolineato subito, non ancora sufficienti. C'è una misura di riconoscimento anche del lavoro sportivo con delle indennità, il ministro Spadafora ha già preannunciato che anche in quello che sarà il decreto di aprile verranno reiterate le misure e rafforzate in modo da poter aiutare tutti i lavoratori sportivi. C'è un lavoro che il governo ha avviato per facilitare l'accesso al credito, sappiamo quanto sia un'esigenza di tutte le associazioni di base arrivare, come dire, ad avere liquidità per affrontare poi la ripartenza. Ma noi continuiamo sul governo, ma soprattutto anche nel rapporto con ANCI, con gli enti locali, a rimarcare quanto sia anche necessario sostenere le associazioni di base anche sui costi delle utenze, dei tributi locali, sino ad arrivare poi al tema molto importante delle locazioni degli impianti, a partire da quelli più tradizionali, ma fino ad arrivare anche agli impianti sportivi che in questi anni vengono utilizzati e hanno visto un grande, diciamo, sviluppo di attività, diciamo, tutto il mondo del fitness di base, tutto il mondo della danza, delle ginnastiche. Sì, soprattutto lo sport di base, dicevamo, ha un valore, no, culturale, è un valore educativo fondamentale, insomma, quindi è parte integrante del nostro tessuto sociale. Tiziano, grazie infinite e auguriamoci, come dire, che la prossima vivacità possa, come dire, essere più bella che pria. Grazie Sandro e l'augurio ovviamente di averti presto al via di una nuova città. Volentieri. Grazie ancora, grazie a Tiziano Pesce, vicepresidente del LUISP, 1.300.000 tesserati. Ebbene, per dare non male. Beh, è uno degli enti dell'associazionismo sportivo, no? Degli enti di promozione sportiva, non definiti più rilevanti che ci siano in Italia, ma insomma.